I remind you that there's the sutta that talks about the two things to be developed. One is concentration and the other is insight. Allora, mi ricordo di questo sutta che parla delle due cose che devono essere sviluppate, una è la concentrazione, l'altra l'insight, la visione profonda. Concentration is necessary to hold the mind to the object. Allora, la concentrazione è necessaria per poter mantenere la mente sull'oggetto. It's also necessary to keep the mind clear of the hindrances. Ed è anche necessaria per poter mantenere la mente, potremmo dire, sgombra dagli ostacoli, dagli inquinanti. It's also make the mind strong and resistant. E quindi rende la mente forte e resistente. And when this is possible, then it is also will be possible also to eradicate the defilements by insight. E quando questo accadrà, sarà inoltre possibile, in ultima analisi, sradicare gli inquinanti grazie all'insight, alla visione profonda. The example given, the classical example given by Arahant Nagasena to King Milinda. Allora, l'esempio classico che è stato dato dall'Arahant Nagasena al re Milinda. Yeah. Concentration is when you want to cut the grass, concentration is holding the grass. Allora, supponiamo di voler tagliare dell'erba. La concentrazione è come afferrare questo ciuffo d'erba. And the grass is none other than the defilements, craving, anger, delusion. Ovviamente l'erba rappresenta gli inquinanti, quindi la brama, la rabbia e l'ignoranza. And the inside is that, not, is that, that she cuts it off. E la visione profonda, l'insight, è ciò che recide questi inquinanti. There's another interesting simile that comes with the questions of King Milinda. Allora, c'è un'altra similitudine interessante che noi ritroviamo in quel discorso che è noto come le domande del re Milinda. Here, Nagasena, Arahant Nagasena, uses two similes, the spider and the scorpion. Allora, qui l'Arahant Nagasena utilizza due similitudini, la similitudine del ragno e dello scorpione. The spider is used to compare to a mindfulness that spins its web so that it can catch all the defilements. Allora, il ragno è paragonato alla consapevolezza. Il ragno tesse questa tela in maniera tale da poter catturare tutti gli inquinanti. And as to this, actually, Nagasena was quoting Anuruddha Thera. In realtà, con questo esempio, Nagasena stava citando Anuruddha Thera. He was the Buddha's chief disciple in clairvoyance, che era, in divine eye. Che era l'allievo più bravo del Buddha per quanto riguardava il potere della chiaroveggenza. And after catching the insect, kills it. Ovviamente, with insight. Il ragno, dopo aver catturato gli insetti, li uccide. Questo ucciderli è la visione profonda, l'insight. The other simile is of the scorpion. Allora, l'altra similitudine utilizzata è quella dello scorpione. The scorpion is compared to ready insight.
It's ever ready, you know, ever ready battery, but it's ever ready inside. Allora, lo scorpione è paragonato un po' a questa sorta di insight che è sempre lì a disposizione, non si esaurisce mai, un po' come le batterie che non si scaricano, ever ready. In the sense that, you know, the scorpion walks all over the place. I like the spider sits in the web, and this one goes around looking for prey. Allora, la differenza qual è? Allora, il ragno se ne sta bello tranquillo nella sua tela, mentre lo scorpione se ne va a spasso in continuazione alla ricerca di una preda. But here is ever ready, you know, the scorpion, the sting is at the back. Allora, sapete che il pungiglione dello scorpione sta nella parte posteriore dello scorpione, no? There's a similarity here in the sense that he has his pincers. Allora, la similitudine è un po' questa. Anche lo scorpione ha queste tenaglie, chiamiamole così, queste pinze. E quindi ti afferra con queste tenaglie e con queste pinze e poi ti dà una bella botta col pungiglione ed è fatta. E quindi afferra con le tenaglie gli inquinanti e poi utilizza il pungiglione per eliminarli. I like these two similes. A me piacciono queste due similitudini. Yeah. So one day I was going around some shops in Germany, Deutschland. Un giorno ero così a fare shopping in un negozio in Germania. I saw this bronze spider and I saw this bronze scorpion. E guarda caso mi si sono presentati davanti due suppellettili di bronzo, uno a forma di scorpione e l'altro a forma di ragno. So I kept it as a pet. E allora così me li sono presi come degli animali domestici, ecco. So I used to keep it near where I do interviews. Ero solito tenerli vicino al luogo dove facevo così colloqui con i meditanti. So one day I was talking to one of these visiting meditation teachers. E un giorno stavo così parlando con uno di questi insegnanti di meditazione che passava di qua. And when he saw that, he said, what is this? Che non appena ha visto questi due suppellettili è inorridito e ha chiesto, Dio mio, cosa sono queste? I hope they are friendly. They look very vicious. Spero che siano così amichevoli perché sembrano piuttosto inquietanti. I was thinking, these are my teachers, excuse me. E io intanto tra me e me pensavo, ma questi sono i miei insegnanti, scusa, eh? You know who's that? You know, Charles Genot. Ah, oh, yes. So anyway. L'insegnante era Charles Genot, ma sorvoliamo. So, talking about insight. Stavamo parlando della visione profonda. As I said, insight is like the faculty of insight is just does not involve one thing, but many things. Allora, la facoltà della visione profonda dell'insight non è che è una cosa soltanto, ma implica tanti fattori, tante cose. And it has many types, and therefore, like it's one faculty, there are many departments. È come dire, ha tante tipologie diverse, è come se fosse una facoltà con tanti dipartimenti specifici, distinti. But generally, you look at understanding or insight, even the mental state is called panindriya, which is the faculty of wisdom or understanding. Allora, panindriya è il nome in pali che si dà a questa facoltà che comprende, che vede in profondità. Now the nature of this mental state is to make something difficult to see, very clear. Allora, come dire,
questa facoltà ha questa funzione, potremmo dire, di rendere più chiaro qualcosa che di solito è difficile da vedere. Oh, is there something which is difficult to solve gets resolved? Oppure rendere risolvibile un qualcosa che di solito è di difficile risoluzione. It's like, no, when your eyesight is not so good, you cannot see properly. Insomma, sapete, quando la vista non è un granché buona, non riusciamo a vedere in maniera chiara. So you have to wear spectacles, you have to switch on the light, and then finally you find it very important, but a rather small thing, say needle in the haystack. E allora, grazie a metterci gli occhiali, accendere la luce, magari riusciamo a ritrovare quella cosa molto piccola che a volte viene definito così un ago in un So pagliaio. these things like spectacles and what not are like concentration and all those interconnected mental states to help to sharpen this perception. Allora, vedete, è un po' come gli occhiali, eh? E tutti questi aspetti interconnessi tra di loro servono a irrobustire la visione, mettiamola così. And it's not just seeing it, you must be able to experience it deep enough to make a change. Allora, ovviamente non è che si tratta solo di vedere questa cosa, ma di fare un'esperienza in maniera sufficientemente profonda da far sì che sia possibile un mutamento, un cambiamento. Wisdom faculty is also compared to a knife that cuts through. La facoltà della saggezza è anche spesso paragonata a un coltello che taglia, che recide. It's just that, you know, you go to a place where this very, you have to untie this big rope in a big tangle. Allora, magari noi ci ritroviamo in una situazione dove dobbiamo districare una corda che è un po' tutta aggrovigliata. As the story goes, Alexander the Great, you know? Allora, a quanto pare questa è una storia che è riferita ad Alessandro il Grande. I read that long ago. Tanti anni fa. When he went, he was going to conquer the countries, he has to pass through a place where they tie up a big knot. They call it the Gordian knot. E la storia ci racconta che andandosene a spasso per il mondo a conquistare paesi su paesi, si è ritrovato a un certo punto a dover superare un luogo dove c'era questo famoso nodo che in italiano non mi ricordo come si dice, ma non importa. So, whoever who can untie this knot will become the ruler of the world. Allora, il mito ci racconta un po' questa faccenda. Chi sarebbe stato in grado di slegare questo nodo sarebbe diventato il padrone del mondo. So, simply took a knife and he cut it. E, come dire, Alessandro il Grande ha risolto facilmente il problema, ha preso un coltello e l'ha tagliato. Well, he kind of ruled the world during his time, but he was finally defeated by a little tiny mosquito. E in un certo senso ci è riuscito a conquistare il mondo per un po', però in ultima analisi è stato sconfitto da una piccolissima zanzara. Now, you see, a world is fighting a world, a little virus. E quindi vedete come una piccola cosa, ad esempio tipo un virus, può porre fine al mondo. Alessandro il Grande mi sembra sia morto di malaria, non è che la zanzara se l'è magnato, no, gli è venuta la malaria, ecco. So, to solve any difficult problems, you need some, we say, some brains, which actually refers to the wisdom faculty. Allora, per poter risolvere qualsiasi tipo di
problema, si dice che ci va un po' di cervello, il che si riferisce a una facoltà di saggezza. The bigger the problem, the bigger the wisdom. Allora, come dire, più è complesso il problema, più è impegnativa la faccenda. Suffering is another word for problems. Allora, sofferenza è un altro termine che possiamo utilizzare al posto di problema. You have problems? Avete problemi? No, you don't have any problems. Ovviamente no, non avete nessun problema. Of course, everybody got little problems, but the Chinese, one of the wise Chinese of the saying, wise Chinese saying. C'è un detto cinese saggio che recita così. From big problem, you make it a smaller problem. From a smaller problem, you make it even a smaller problem. And so from the smallest problem, you don't have any more problem. Allora, un problema grosso inizia a renderlo un pochino più piccolo, uno ancora più piccolo, rendilo ancora più piccolo. E a un certo punto, da un grosso problema, ti ritrovi senza problemi. So you think of all those big problems people have, huh? Well, I think mostly they are not so big unless the main problem is either you live or die. Allora, io non credo realmente che tutti questi grossi problemi che affliggono le persone non siano poi così grossi. In ultima analisi, i casi sono due: o vivi o muori. Sometimes they want to die, but they cannot die. It's another problem. A volte uno desidera morire ma non ci riesce, ecco, quello è un problema effettivamente. Skip all the stories. Sorvoliamo su Otherwise, we altre won't be able to finish the Dhamma talk. storie interessanti, se no sto discorso di Dhamma insomma non lo finiamo. But there's only one main problem. That is the spiritual problem. Allora, c'è soltanto un problema fondamentale che è il problema spirituale. Because even you solve one problem, now there's always another problem. And even you die, you still have to live again. Allora, perché gli altri problemi, insomma, ne risolvi uno, ne salta fuori subito un altro, e anche se muori, tanto poi devi vivere di nuovo. Of course, you may not believe in rebirth, but just you wait. Ovviamente è possibile che voi non crediate nella rinascita, però aspettate e vedrete. And so the real problem is the existential problem. Quindi il problema vero è un problema esistenziale. Why? Why am I here? Perché sono qua? When you're here, there's a problem because you are the one that suffer. Il problema qual è? È il problema che se sei qui sei tu quello che soffre. In Chinese, there's a saying. C'è un altro detto cinese che recita così. There was this man who was always complaining. Allora, c'era un signore che era solito, insomma, borbottare sempre di tutto. He says, no, to everybody he tells, your suffering is not as great as mine. Insomma, era solito dire questo agli altri: guarda, tu soffrirai, ma come soffro io? So I asked the old grandma. E allora, I asked the old grandma. you ask. Allora, io ho chiesto a una anziana nonna. Why is he complaining like that? Why is he saying other people's suffering is not as much as his? Allora io ho chiesto, ma senti, ma perché questo va in giro a dire che tutti gli altri non soffrono tanto quanto soffre lui? E Then she answered, because he suffers more. la risposta che mi ha dato la nonna è stata, è perché lui soffre di più. Basically, all the suffering comes to the root in the mind. Perché tutta la sofferenza
fondamentalmente ha la sua radice nella mente. And so to resolve this basic suffering, you have to go to the mind. E quindi per poter risolvere questo problema fondamentale è necessario approcciarlo dalla mente. That's where the four noble truths, the cause of suffering, craving, is mind. E qui ritroviamo le quattro nobili verità, no? La causa della sofferenza è la Brahma, e stiamo parlando della mente. And the way to the end of suffering is the noble eightfold path, which is also the mind. E per poter porre fine alla sofferenza c'è il nobile ottuplice sentiero, e di nuovo stiamo parlando della mente. But the cause and the way out are two different types of consciousness. La causa della sofferenza e la modalità per uscirne sono due tipi di coscienze diverse. So let's say you have a simple problem. Allora, supponiamo di avere un problema semplice. I give you a mathematical problem. Un problema matematico. Pedro, what's the best way to solve a mathematical problem? Pietro, qual è la maniera migliore per risolvere un problema matematico? Pensare. It's not just any type of thinking. Beh, ovviamente però non è un pensare di qualsiasi tipo, un tipo di pensare specifico, no? Yeah. So you have to think properly, this and that, slowly you can solve the mathematical problem. E quindi con un tipo di pensiero appropriato, trovando vari tipi di connessioni, a un certo punto noi riusciamo a risolvere questo problema matematico. It's right in the sense that many of these worldly problems are involved with concepts. Allora, and concepts involve a lot of thinking. Da un certo punto di vista è corretto, perché la maggior parte dei problemi mondani implicano un sacco di processi di pensiero, di concetti, e quindi rientriamo in questo ambito. But when you come to existential problem, you cannot use thinking, because it is something beyond concepts. Quando invece ci approcciamo a questo problema esistenziale, non possiamo utilizzare il pensare, il pensiero, perché è un qualcosa che va al di là di una dimensione concettuale. And you have to have a very clear mind, because it's some the causes and the roots are something very deep and very subtle. Ed è un qualcosa che richiede una mente estremamente chiara, pulita, perché le cause sono molto sottili e molto in profondità. So you need to develop great deal of concentration and mindfulness. E quindi è necessario sviluppare una grande concentrazione e consapevolezza. Just having a big looking glass, magnifying glass, like Sherlock Holmes. È come avere una lente di ingrandimento come quella di Sherlock Holmes. Who done it? Because chi l'ha fatto? Chi è stato? Who caused me so much suffering? Chi è che mi ha inflitto così tanta sofferenza? So you slowly look, all the fingerprints and all those. E quindi uno continua a ricercare le impronte digitali, tutti questi dettagli. Yeah. And you find that all the fingerprints are your own fingerprints. Potete scoprire che tutte queste impronte digitali appartengono a voi stessi. Yeah. Because the defilements come from your own mind. Perché? Perché gli inquinanti provengono dalla nostra stessa mente. And so samatha helps to see these defilements and put it down. Allora, samatha aiuta a vedere questi inquinanti e a, come dire, dargli una quietata. It digs into the mind with very strong concentration. E come dire, si occupa della mente con un tipo di concentrazione molto forte. But it cannot clear everything. Ma non è in grado di ripulire tutto. The deepest roots of craving, anger, delusion normally
cannot be seen. Perché? Perché le radici più profonde della brama, della rabbia, dell'ignoranza di solito non si possono vedere. They are latent. Perché sono in una forma latente. A person who is practicing loving kindness, so nice, no anger. But when after you stop and somebody come and call you, you goose head, get angry. Allora siamo lì, facciamo la metta, siamo tutti così benevolenti, è una cosa meravigliosa, finiamo la pratica, finita la pratica qualcuno viene a insultarci dandoci della testa d'oca e quel bello stato è bello che è finito. And so there is this what you call deeper form of understanding which comes from experiencing the nature of formations. E quindi vedete c'è una forma di comprensione più profonda che viene da una comprensione della natura delle formazioni. We call this intuition into the nature of existence of formations. Si può appellare intuizione riguardo all'esistenza della natura delle formazioni. So you develop this strong, thorough mindfulness, which is like an X-ray. That when it focuses anything, it sees everything inside out. E quindi si sviluppa questa forte consapevolezza che è come avere un po' i raggi X, su qualsiasi cosa si posi, vede in ogni minimo dettaglio. It's like a laser beam. È come un raggio laser. But laser beam is still material. Rupa. Però il raggio laser fa ancora parte della materialità di Rupa. This one is not just materiality, it goes into the mind. E qui invece stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con la mente. And so when you focus beyond all these defilements and these hindrances, you focus beyond all these concepts. Then you start focusing on the ultimate realities. E quindi quando si va al di là di questi inquinanti, di questi concetti, allora ci si inizia a relazionare con le realtà ultime. So it's not just knowing pain as pain, just knowing, not knowing wind elements as wind elements. Beginning it's like that. But that won't, just knowing it like that won't take you very far. Allora, quindi non è che si tratta soltanto di conoscere gli elementi come elemento aria, eccetera. Si inizia da lì, ma questo tipo di conoscenza non ci permetterà di andare in là più di tanto. So you watch, you know, this rising, falling wind element, earth element, fire element, and you find that they don't exist alone, there are many connected phenomena at one moment of time. Quindi quando noi iniziamo a osservare bene gli elementi, ci accorgiamo che di per sé non è che esistono, ma esistono tanti fenomeni interconnessi in ogni singolo momento di tempo. And similarly, when you watch consciousness, you find that there are many mental phenomena and mental states that exist one moment of time. Allo stesso modo, quando noi osserviamo la coscienza, iniziamo ad accorgerci che ci sono tanti fenomeni mentali, tanti aspetti mentali che coesistono in un momento di in un momento temporale. They are not always, they are not stagnant or still, they are always changing, like a fluxes of energies. E non sono mai statici, ma sono continuamente in movimento come dei flussi energetici. This comes with the mindfulness become very sharp to experience all this that are happening. Allora è necessario che la consapevolezza diventi sufficientemente acuta per poter osservare tutti questi eventi che hanno luogo. For example, experiencing it is one thing, it may not be enough. You must be experiencing deeply enough
in the right way and in a sense of transcendence. Ora, then it becomes insight. Farne esperienza, però, ricordiamoci che non è sufficiente. Bisogna farne esperienza nel modo corretto, come dire, con un'inclinazione, un abbrivio verso una dimensione trascendente. Which again, to remind you, it comes of, is usually described in the three universal characteristics. Il che, tanto per ricordarvelo, viene di solito descritto con il nome delle tre caratteristiche universali. First is non-self in the sense of being conditioned. Il primo è non sé, nel senso di essere condizionato. Second, in terms of impermanence, as a moment-to-moment change. Secondo, l'impermanenza, nel senso di un mutamento attimo dopo attimo. And suffering in the sense of oppressiveness from the moment-to-moment change. E la sofferenza intesa come? Beh, intesa come un senso di oppressione che proviene da questo mutamento continuo attimo dopo attimo. These are called the signs of impermanence of the three characteristics. Allora, queste vengono appellate le visioni delle tre caratteristiche. But in terms of the actual reality that is experienced, then the three characteristics are actually one. Però dal punto di vista di ciò che viene esperito, le tre caratteristiche in realtà sono una sola. There's only one reality. Perché c'è solo una realtà. But at certain times, experiences, you may experience it differently. Però in momenti diversi noi ne possiamo fare esperienza in modo diverso. The important part is if you experience it with insight, it purifies the mind. La cosa importante è questa: se noi ne facciamo esperienza con insight, con visione profonda, questo purifica la mente. And this purification is not the same as in concentration meditation. It is much deeper and more thorough. E questo tipo di purificazione non è come quella che può avvenire da un punto di vista di pratiche concentrative, ma è un qualcosa di estremamente più profondo, più nel minimo dettaglio, potremmo dire. It reaches into areas that Samatha meditation does not reach. Cioè arriva fino a zone in cui la meditazione di Samatha non può arrivare. And where is that? E dov'è? In the field of the conditionings. Nel campo che noi potremmo definire delle condizioni. This is where there's a difference between what we call experiential insight and the understanding that comes from rational logic or interpretation, which is comes under thinking and wisdom. E qui sta la differenza tra un tipo di dimensione esperienziale, di comprensione esperienziale, rispetto a una comprensione che viene attraverso dei processi di pensiero logici. Just that you have this key. Come avere una chiave, no? When you open the door, si apre la porta. There's another door. E poi c'è un'altra porta. You have to find the door to open the door. Key to open the door. E noi troviamo la chiave per aprire anche quella porta. Ok, open the door. There's another door. E c'è un'altra porta. After a while you run out of keys. E dopo un po' finiamo le chiavi. So what do you do? E che si fa allora? You knock your head against the door. Batti la testa contro la porta.
That also doesn't help you to open the door. But at least you're satisfied because you tried. Allora, questo non è che ci aiuta ad aprire la porta, però ci dà un vago senso di soddisfazione perché possiamo dirci, beh, almeno ci ho provato. So the inner doors only with the key of vipassana. Allora, queste porte interiori si possono aprire soltanto con la chiave della vipassana. And it doesn't come with thinking, it comes with pure experience, deep experience, with a very clear and sharp mind. E questo non può avvenire attraverso processi di pensiero, ma soltanto attraverso un'esperienza estremamente diretta, profonda, che ha luogo grazie a una mente estremamente chiara. But because there are no concepts at those levels, no? There are no thinking at those levels. Ma siccome a quei livelli concetti non ce n'è e non ci sono processi di pensiero, because many people think that understanding can come only when you're thinking. Perché, attenzione, molte persone credono che una comprensione possa avere luogo soltanto se c'è stato un processo di pensiero. Pietro, can you solve a mathematical problem without thinking? Pietro, è possibile risolvere un problema matematico senza pensare? Di la verità. Don't know. Give me some insight. Mathematical insight. Forse. Non lo so, forse con qualche insight di tipo matematico. Intuition. Dici un'intuizione. Because our logic and rationality and thinking is limited even at the conventional sphere. Perché la nostra logica, la nostra modalità di pensiero è comunque limitata anche a un livello convenzionale. That's why these people like Einstein and these type of people can see beyond the normal person that's thinking. Questo è il motivo per cui alcune persone che sono tipo Einstein possono vedere al di là dei normali processi di pensiero che hanno anche altri individui. So these are the extent, further extent of this quality of intuition or understanding at the mundane level. Lì possiamo vedere questo livello estremo di intuizione a un livello ancora mondano. They are quite close to the actual meditation, but they just lack the direct experience. Sono molto vicini all'esperienza meditativa, però gli manca la reale esperienza. Like some of these philosophers, the philosophers are thinkers, no? Some of them arrive at quite a similar conclusions as Buddhism. Anche molti filosofi arrivano a delle conclusioni molto simili a quelle del buddismo. Except that they are not there yet because they still got defilements. L'unico problema è che non ci sono proprio ancora arrivati perché è perché ci sono ancora gli inquinanti. That's where the importance of experiential insight really go into deep into the nature of reality, and so when you come out, you know that you've experienced the deeper reality. Questo è il motivo dell'importanza di questa dimensione esperienziale della realtà, in modo tale che quando uno ne esce da quell'esperienza, sa che ha fatto quell'esperienza. Why do you know? Because your mind is very clear, clearer than any other person's mind. Your mind is very sharp to know this, sharper than anybody's mind. Such a mind knows reality better. It's not like somebody who has taken drugs and go, oh, not like that. But it knows very clear, and you go into the nature of the reality or experience. You know how you go in and what you experience and come out, except you cannot describe it. Because there's no concepts there. Allora, il motivo per cui è possibile fare questo tipo di immersione in questa dimensione della realtà è che la mente è estremamente penetrante, acuta, chiara,
più penetrante, acuta, chiara della mente di tutti gli altri. E a quel punto non è grazie a delle sostanze stupefacenti che si fa quel tipo di esperienza. Si sa come si è entrati, come si è usciti da quella cosa, ma il problema è che non è possibile descriverlo. Perché? Perché non è un qualcosa di concettuale. And you know that it is experience which we can describe as non-self. Si sa che è un'esperienza che si può descrivere come non sé. But in the beginning, when the person first experienced this insight, he said, "Yes, I experienced sometimes this thing, but the thinking mind comes in." Allora, a volte succede questo: il soggetto sa che ha fatto questo tipo di esperienza, ma una volta che uno ne esce, ecco che riappare subito la mente pensante. That intuitive experience is only when you're in that state. Once you come out, the thinking mind and with all the defilements start coming out. L'esperienza intuitiva è soltanto quando si è in quello stato, quando uno ne esce, immediatamente la mente che pensa, gli inquinanti riappaiono. Because there's no supportive, no rationality or structure. And so very easily you may even be frightened. Perché? Perché in questi casi non c'è alle spalle una struttura di supporto e allora spesso il soggetto può addirittura provare paura, essere spaventato. Some basic theory is very helpful, and some people, supportive meditators, were able to explain to you what happened is helpful. Allora, avere qualche informazione di base può essere molto utile, così come avere il supporto di alcuni meditanti esperti che ti possono aiutare a spiegarti ciò che hai esperito. But if you experience this again and again many times, then it becomes clear because the rational mind can understand what has been experienced. Ma se lo si esperisce tante tante volte, a un certo punto anche la mente razionale è in grado di comprendere quel tipo di esperienza. It's like, no, a person has not seen the mirror before. Come una persona che non ha mai visto uno specchio. And you see a mirror. Who is this? E poi vede uno specchio e si chiede, e chi è quello lì? Try to touch him. E lo provi a toccare, no? So, no, you don't understand, but later, after a while, you get more in contact with the world like a baby, and then you know that this is the mirror, it reflects on yourself. All'inizio uno non capisce questa esperienza, no? Ma dopo un po' di volte, grazie anche al contatto con il mondo, eccetera, un po' immaginate un bambino, a un certo punto capisce che quello è uno specchio che riflette la propria immagine. And so after the experiential insight, you come out, they can follow up what you call inferential knowledge. Allora, dopo l'esperienza dell'insight, ad esempio, una volta che uno ne esce, possono sorgere quel tipo di conoscenze che vengono definite per inferenza, è orribile in italiano, per induzione, che brutto pure questo. Vabbè, abbiamo capito. So this meditation, vipassana insight, is the experiential insight into the nature of this mind-body processes. Allora, l'esperienza della Vipassana è questa esperienza reale nella natura dei processi mente-corpo. It's just like the ocean. Ocean is very vast. Immaginate l'oceano è molto vasto. And then you study about ocean, oceanography or whatever, and then you say, oh, then it's in the ocean.
Quindi chi studia gli oceani a un certo punto sviluppa questa conoscenza che ti fa dire che questi sono negli oceani. So, but when you start going into the ocean, it's a different story. Però quando inizi a tuffarti nell'oceano, è tutta un'altra storia, no? There are certain things that they do not teach you in school. Perché ci sono alcune cose che a scuola non te le insegnano. For example, how do you breathe like a fish? Ad esempio, respirare come un pesce. So similarly, when you go into this sea of ultimate realities and this conditioning, then you have to get used to what is happening there. E quindi, in ultima analisi, quando ci si immerge in questo mare di realtà ultime, insomma, come dire, uno deve iniziare un po' a fare l'abitudine a che cosa capita in questo luogo. Theory is one thing, experience is a different thing. Perché la teoria è una cosa, ma l'esperienza è un'altra. After you experience many times, and then you know what is happening inside there, although there are no concepts, but you know what's happening there. Avendo fatto l'esperienza tante e tante volte, a un certo punto uno sa che cosa capita, cosa sta capitando, anche se non ci sono concetti. But the basic thing about this intuition is the purification of mind and thus resolving all this, removing all this sufferings of samsara. Ma la cosa fondamentale rispetto a questi tipi di esperienze è che danno luogo a una purificazione della mente, quindi con il progressivo eliminare degli inquinanti e con una progressiva diminuzione di questo problemaccio che è la sofferenza esistenziale. For example, in Vipassana insight they talk about the 16 insight knowledges. Ad esempio, nella meditazione di Vipassana si parla delle 16 conoscenze dell'insight. For example, the first insight is ad esempio, knowledge of discrimination between mind and matter. La prima di cui abbiamo parlato è questa conoscenza discriminativa tra mente e materia. And second is the knowledge of conditioning. La seconda è la conoscenza rispetto al condizionamento. The third one is knowledge of comprehension of the three characteristics. E la terza è la comprensione delle tre caratteristiche. The fourth is the knowledge of arising and passing away. La quarta è la conoscenza del sorgere e dello scomparire dei fenomeni. Fifth knowledge is knowledge of dissolution. La quinta è quella della dissoluzione. Sixth knowledge of terror. La sesta è quella del terrore. Followed by the sequence of knowledges of suffering. Seguita dalla sequenza delle conoscenze che riguardano la sofferenza. Then on and on until the point where you experience the supramundane states. E così via fino a quando si esperisce lo stato sopramondano. No, you can read it all about in the text, such as the Visuddhimagga. Potete leggervi tutte queste cose nei testi, ad esempio come nel Visuddhimagga. When I was still new to the practice, they even have a book. Quando io ero abbastanza novizio ancora alla pratica, c'era un libro. First insight knowledge, characteristic 1, 2, 3, 4, 5. C'era la prima conoscenza dell'insight, queste sono le caratteristiche, venivano elencate. Then second insight knowledge, 1, 2, 3, 4. Seconda conoscenza dell'insight, queste sono le caratteristiche. And so you check your practice. E allora uno cosa faceva? Andava a controllare durante la propria pratica, no? Number one, ok, been there, done that, stick. Numero uno, ah, questo l'ho fatto, spuntiamo. Ok, number two, ok, also I've known this, tick. Numero due, anche questa l'ho fatta, spuntiamo. And so I started ticking, ticking, ticking. E' iniziato a spuntare tutta sta roba.
finally I threw away the book. A certo punto ho buttato via il libro. Because after a while it doesn't make sense anymore. Perché dopo un po' non ha più tanto senso, le cose non tornano più, ecco. But whatever it is, this real insight has to do with the transcendence, that is the three universal characteristics. Però se è un insight che è autentico, ha sempre a che fare con la trascendenza, quindi con le tre caratteristiche universali. And then purifies your mind. Ed è quello che purifica la mente. You know, all this inside knowledge are interconnected. Sapete, tutte queste conoscenze dell'insight sono interconnesse tra di loro. And in terms of practice, you know, it's not so easy to see them 1, 2, 3, 4, 5 like you're climbing up steps. E da un punto di vista della pratica non è proprio che si vedono una dietro l'altra, una dei 3, 4, 5, come se uno stesse facendo gli scalini di una scala. Like I would say that even in the first insight knowledge, you find the characteristics present in all the insight knowledges. Come dicevo, anche nella prima conoscenza dell'insight trovate delle caratteristiche che sono presenti anche in tutti gli altri. You find those characteristics described also in experiences which are not insights. E trovate le stesse caratteristiche che vengono descritte anche in cose che non sono degli insight, delle visioni profonde. We also even experience it after smoking marijuana. Magari anche dopo aver fumato la marijuana. You also get the insight when you're having a bad dream. Anche quando fai un brutto sogno. So it is a good reference point. E quindi è un buon punto di riferimento. If you have really gone through it. Se ci sei già passato attraverso. Otherwise, no. Take it with a pinch of salt. Altrimenti è il caso di prenderlo con un pizzico di sale, un po' di intelligenza. Always first check your mindfulness. Per prima cosa, sempre dare una controllatina alla propria consapevolezza. At one time I was in the States, this girl was saying, I have the reviewing knowledge, that means the knowledge of recollection of Nibbana. Una volta ero negli Stati Uniti e c'era questo tipo che mi aveva detto, io ho fatto esperienza di questa conoscenza del rivedere, detto in parole povere, il che vuol dire che hai avuto l'esperienza del Nibbana. So what did I do? I just looked through her. Che cosa ho fatto? Beh, l'ho semplicemente guardata. Look through her. Through her, yes. Come dire, le ho dato, possiamo tradurla così, le ho dato uno sguardo che l'ha passata da parte a parte. Just, I'm not interested. Dicendole, non mi interessa. No, I'm quasi quite angry. Ovviamente, la persona in questione si è arrabbiata moltissimo. Every time she comes, she talk, I want to talk about reviewing knowledge. I look to her. E ogni volta che veniva a fare il colloquio, riportava questa faccenda. Io voglio parlare di questa conoscenza che ho avuto dell'insight, del reviewing knowledge. E io la guardavo e dicevo, buh. Watch your rising and falling. Guarda l'addome che si abbassa e si solleva, va? What's wrong with watching the rising and falling? What's wrong with watching the rising and falling is the basis of your beginnings of insight. Osservare quel tipo di processo è comunque l'inizio dell'insight, quindi va benissimo. So the most important thing is you develop this intuition, this insight into the nature of things, then like a knife, you know how to cut it, so you keep cutting and you see you through. Quello che è importante è sviluppare questa dimensione di intuitiva nella natura della realtà, in maniera tale che ci sia possibile continuare a incidere, ad andare a fondo in questa esplorazione. Because this intuition, this faculty of intuition, as I said, has many aspects. Perché come ho detto, questa facoltà dell'intuizione ha tanti aspetti.
You find it also in daily life. La si trova anche nella vita quotidiana, eh? For example, one example is this intuition that comes about through watching the intentions. Ad esempio, l'intuizione può emergere dall'osservazione delle intenzioni. For example, you practice Satipatthana, you thought about the four clear comprehensions. Allora, quando si impara il Satipatthana, ci viene insegnato delle quattro chiare comprensioni. Every time you intend to do something, you intend to say something. Ogni volta che abbiamo l'intenzione di fare qualcosa, di dire qualcosa. If you have the clear comprehension, then you will say the right things and you do the right things. Se c'è chiara comprensione, allora si vedranno le cose giuste e si faranno le cose giuste. So you have intention. I want to say this. Abbiamo l'intenzione, voglio dire questo. No, people, we say, sometimes we say, the mouth goes faster than the head. Allora, di solito, spesso si fa questa affermazione. Per la maggior parte delle persone, la lingua è più veloce del cervello. So it's better that the head goes before the... E sarebbe mouth. Meglio che fosse il contrario, che il cervello fosse più veloce della lingua. So you don't say the wrong things. In modo tale così ci evitiamo di dire cose non appropriate. Because when you want to say something, then no, you know the intention. Wanting to say it, open my mouth and talk. In modo tale che quando vogliamo dire qualcosa, prima osserviamo l'intenzione. Ah, vorrei dire questa cosa prima di aprire la bocca e di dirlo. Intention, to talk. E quindi si etichetta, si nota intenzione di parlare. And you're able to catch the intention, you're also able to catch all the mental states and conditions around it. Se si è in grado di afferrare, così di beccare questa intenzione, allora siamo in grado anche di osservare tutti gli stati mentali, le condizioni che ci stanno intorno. Then you know that why you want to talk. E allora poi sapremo perché uno vuole parlare. Who do you want to talk to? A chi si vuole parlare? What are you going to talk about? Di che cosa voglio parlare? All this will be laid down on the table. Like the cards. Tutte queste cose verranno così belle esposte come su un tavolo, un mazzo di carte. So when you see all this, then you know whether you should talk or not. E una volta che si vede questo mazzo di carte così bello esposto, allora si sa realmente se uno vuole proprio aprire la bocca oppure no. Often it's better to observe noble silence. Di solito è meglio osservare il nobile silenzio. And if you have to talk, why? E se è necessario parlare, perché? Is it suitable or not? Ed è il momento giusto? And this is a clear comprehension of purpose and suitability which are very much needed in life. Questa è una chiara comprensione del fine, dello scopo che si sta perseguendo e è estremamente utile questo nella vita quotidiana. This contributes to what we call common sense. Questo contribuisce a quello che noi possiamo appellare il caro vecchio buon senso. Unfortunately, common sense is not so common. Sfortunatamente questo caro vecchio buon senso non è poi così abbondante e comune, ecco. Probably it shouldn't be called common sense. We don't say common sense. What do you say in Italian? Buon senso, good sense. Good sense. Wise consideration. Mm-hmm. Cioè avere un po' di sale in zucca, potremmo dire. And so, in the beginning, you may have to consider all the factors. E quindi all'inizio può essere necessario considerare tutti i vari fattori. But if you are in the situation many, many times, then you don't need to immediately. The mind will know. I know what to do. Però, keep quiet. Se ci siamo trovati in quella situazione specifica già tante volte, non dovremmo poi fare tutta questa passata in rassegna di tutte queste componenti. Immediatamente sappiamo cosa fare. Stiamo zitti. Mm-hmm.
Then of course it depends on people. Some people learn faster, some people learn slower. But eventually we have got to learn certain things. Ovviamente dipende anche dalle persone, alcune persone imparano più velocemente, altre ci mettono più tempo, ma in ultima analisi tutti dobbiamo imparare alcune cose. So after a while most of the things that you should do, you shouldn't do, whether in life or whether in meditation, it becomes automatically. E quindi dopo un po', tutte le cose che uno dovrebbe fare o non dovrebbe fare, che sia nella vita quotidiana, nella meditazione, insomma, vengono automatiche. When it becomes thinking, or it needs a lot of thinking, well, you wouldn't really call it intuition yet. Se è necessario ancora pensarci un bel po', allora non lo chiamerei proprio ancora intuizione. After a while you find that it can come under intuition because it goes beyond the normal range of rationality. E dopo un po' invece possiamo vedere che si può etichettare come intuizione. Perché? Perché è un qualcosa che è un po' fuori dalla normale razionalità. Some very experienced doctors, you come to their clinic, they look at you, they know what's wrong with you. Questo ad esempio possiamo vedere in medici molto esperti che, insomma, prima ancora di averti visitato hanno già sentore di che cosa ci sia che non va in te. Yeah. I think so. Quantomeno credo che sia così. Because I've seen some of these doctors. Perché ne ho visti alcuni di questi medici. These are usually very old doctors, no? Solitamente sono molto anziani, ma hanno molta esperienza. So this, when it comes to meditation, the same applies. There are certain areas which are normally not reached, but the mind has seen it several times, and it knows what to do, and it knows what is happening, even though the rational mind may not really understand it. Allora, lo stesso capita in meditazione, perché ad esempio la mente ha già visto certe cose, ne ha fatto esperienza più e più volte e in maniera intuitiva sa come comportarsi in quei casi anche se non ha una spiegazione razionale del perché. For example, in meditation we teach, you know, something like we see you, we generally, you know whether you're a frog or a horse. Ad esempio, nella meditazione, insomma, dopo un po' si impara a vedere con un'occhiatina se tu sei più una rana o un cavallo, ecco. You don't have to be a meditation teacher to do that. And all psychotherapists will also be able to do it. Allora, non è che uno deve essere insegnante di meditazione per essere in grado di applicare questa capacità di distinguere, anche uno psicoterapeuta lo può fare. But when it comes to going into the meditation process, and what's happening to your meditation process, that's a bit more tricky because you're going into an area which people don't normally experience. Però quando si parla del processo meditativo, allora la cosa è un pochino più articolata. Perché? Perché solitamente le persone non accedono a queste dimensioni che hanno a che fare con il processo meditativo. So it's like you already gone along the way, but you're going onto new ground. You haven't gone those further experiences yet, so you're not sure. Supponiamo che abbiamo già fatto un bel pezzo di strada, però adesso stiamo esplorando una zona nuova e quindi non sappiamo bene come cavarcela. But you've experienced long enough. There are certain things in the terrain, in the environment, inner environment. There is some kind of order and laws to be followed.
Però, siccome abbiamo già camminato a lungo in questo percorso, anche se è un territorio nuovo, noi sappiamo che ci sono alcune leggi e regole generali che sono applicabili anche a questa zona inesplorata. For example, when you go into the mind, there are many types of mind objects. Ad esempio, quando si accede alla porta della mente, ci sono tanti tipi di oggetti mentali. And so, instinctively, you know. This object can be followed, that object cannot be followed, better not to be followed. E quindi a livello istintivo sappiamo, questo oggetto lo posso indagare, gli posso andare dietro. Quell'oggetto, beh, meglio che lo lascio perdere, quello lì, non è il caso andargli dietro. This object is more suitable for insight, that is not so suitable for insight, but if you really want to, you can. Come dire, questo oggetto sì, è molto adatto all'insight, quello non un granché, voglio dire, se lo voglio esplorare va bene, ma... And also it depends on the mind. Dipende anche dalla mente. You see how the mind reacts to it. E si vede come la mente reagisce a quell'oggetto. After a while the mind is smarter than you. Dopo un po' la mente, come dire, è più intelligente, più furba di noi. Just like you're riding the horse becomes cleverer than you. Come cavalcare un cavallo, a un certo punto il cavallo sa meglio dove andare del cavaliere. So you're riding a horse, tick-tock, 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 and then after that you go to the crossroads, you just turn right and tick-tock, tick-tock, then the horse looks back. Hey! What are you doing? Where do you want to go? Ah, you want to go to Nibbana, you want to go to hell? Because the horse knows better than you. Allora, because the horse has been trained. Stiamo cavalcando il cavallo. A un certo punto arriviamo a un bivio, giriamo a destra e il cavallo ci dà un'occhiatina, si gira e ci dice: senti un po', ma dov'è che vuoi andare? Vuoi andare al Nibbana o vuoi andare all'inferno? A questo livello il cavallo la sa più lunga di noi. Perché? Perché è stato addestrato. And so sometimes you come to a crossroad and you have a problem. E a volte uno arriva a un bivio e ha un problema. So what do people, desperate people consult oracles? Le persone disperate in questi casi consultano gli oracoli. So in my case I would consult my boss. Nel mio caso invece io mi consulto con il mio boss. I don't mean Dio, no? I mean the consciousness. Non mi riferisco a Dio, mi riferisco alla coscienza. In my consciousness, I look at it like an, as I said before, a very old man. Come ho detto prima, io mi riferisco alla mia coscienza come a una persona molto anziana. Beard is so long that it sweeps the ground. Con una barba così lunga che, come dire, tocca terra. He wears a hood. E così, ha in testa un certo tipo di copricapo. The eyes are very dark and deep. E gli occhi sono molto scuri e uno sguardo molto profondo. Looks at you. You look at him. Lui ti guarda, tu lo guardi. So I ask him a question. E gli fai una domanda. Should I do this? Devo fare questo. He look at you. He laughs at you. Asking me? Don't you know that you should know better? E lui ti guarda ridacchiando e ti dice, e lo chiedi a me? Non credi che sarebbe ora che tu sapessi come cavartela oramai? Haven't you suffered enough? Non hai sofferto a sufficienza. You want to suffer some more? Vuoi soffrire ancora un po'? I understand, thank you. Allora dico, ah sì, ho capito, grazie, sì, sì. So you go on. È così che procedi, no? The thing is that the mind has access to a lot of information and experiences, time immemorial. La mente ha accesso a tante informazioni, tante esperienze da tempo immemorabile. So there's this intuition, this department of intuition that is able to go into that
and help you to take the right direction. E quindi c'è questo ufficio specifico, l'ufficio intuizione, che ha accesso a questa dimensione e può andare in quella direzione. And at this point, the logical mind can be a nuisance. A questo punto la mente logica può essere addirittura fastidiosa. Because logic is one thing, this is logic is limited. Perché la logica è una cosa, ma comunque è limitata. But you have to know that this hunch, in normal sense, but this is not hunch, this is intuition which you know that it is correct. Ma, come dire, a un certo punto si sa, c'è questo qualcosa che ci dice che questa è la via giusta. And so we better follow that. E quindi è meglio seguire quel tipo di intuizione. I have many times listened to the rational mind. Molte volte io ho ascoltato la mente razionale. And the boss there sit back and laugh. Haven't I told you before? E il mio boss s'era, come dire, rideva dicendomi e non te l'avevo già detto un'altra volta? So, sometimes we have to learn it the hard way. E a volte, come dire, uno deve veramente imparare a proprie spese. I think we have said enough today. So you have your important. Penso che per oggi ne abbiamo avuto a sufficienza. Quindi adesso forse ci sono queste comunicazioni importanti. Okay. So we just do the final aspirations. Allora facciamo adesso le aspirazioni finali. Idam me punyam. Idam me punyam. Asvakaya vaham. Asvakaya vaham. Otu. Otu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachaya hotu. Pachaya hotu. Imang no punya bhagam. Imanyo punya bhagam. Sabba sattanam. Sabba sattanam. Dema. Dema. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu.